Oh, sai, ho avuto un'idea davvero per i capi dell'osso. Ma noi siamo due imbecilli tremendi. Savonarola. Savonarola. Per i capi dell'osso, Savonarola. Vuoi altro Savonarola? No, dai, che sai che si dice, vai, fammi passare. Come noi dicevo, vado là e parla, hai capito? Allora, una lettera, quella che arriva, scrive Savonarola. Io non mi aspettavo questo fatto che si sa più cosa, non sembra niente. Ma perché ci vuole mettere in mezzo a un'aglia, vedi? Un caffè sotto il rotto. Ma perché che lo dici? Ma ne guardo là, gli ha scritto questa lettera, andato la pietà. Sì, sì, non siamo mica registrati, non ci sa licenza di niente. Lui si scrive una lettera a Savonarola dicendo, Savonarola, te se continui così finisci che ti bruciano. La vuoi capire o non la vuoi capire, Savonarola? Vabbè, vuol dire noi sappiamo che poi la lascia stare, che non ti conviene, ecco. Chi dice, ma in guardi, te ci fanno la testa, guarda, non lo dico bene. Ma ti dico poi, non sono a Savonarola. Se vengono l'ultimo pomeriggio, ci trovano a me e mi portano a me, ma perché? Non ti preoccupare, io non sono a Savonarola, ma anche altre cose, intervenire politicamente sul lei. Questo è il nostro cosa da fare. Dammi un foglio, scriviamo subito. Dai, ma perché ci hanno messo in mezzo a Savonarola? Ma si può diventare anche delle cose che servono per i morti, eh? Non mi sono messo da me. Un foglio scritto con il conto della macelleria. Ma lei è bianco, non vuoi scrivere qua, no? Non lo scrive al Papa dietro a un foglio con punti della macelleria, così bianco. Allora vuoi risparmiare, già. Dammi la penna, va. Qui c'è la cartoleria a portata. Ecco, ecco. Allora, tutte penne. Allora, ecco. Ma raccomando, Saverio, stai tranquillo. Con l'educazione. Ah, dai. Allora. Non siamo pari conosci, come mi fa un po' canone. Allora dettate la lettera, no, no, si doveva. Allora, caro Savonarola. Aspetta, prima la data, no? Fritto. Quanto sarà? Quasi 1500. Fritto le quasi 1500. Lo sai tu quando la vedi? Vabbè, chi scrive? Dai una lettera a Roma, quasi 2000. Non mi è testate quasi 1500. Allora, so. Mi informo io sulla allora, strada. Allora, di nada. Allora, caro... Aspetta. Caro no, via, è nostra amica. No, signore, fa. Che ostro. Savonarola, aspetta, no, non scrivere subito. Santissimo Savonarola. Santissimo. Come sei bello, per esempio, come si volessero dire. Santissimo Savonarola. Ma scrivi come sei bello. No, no. Santissimo Savonarola. Quanto ci piace. Poco sono accorto. Sì. Quanto ci piace. A noi due. Ma io si mette già la simma seguace. Esclamativo ce l'avranno. Niente, così. Allora, se non si sa che sta la esclamativa, ma capisci, scusa le volgarità. Scusa le volgarità. Ma che vuoi dire, Savonarola? Che in ogni cosa è peccato. Ma capisci, mi tocca un esclamativo, che è questa cosa qua, l'uomo con il puntino, è peccato. Allora noi ci mettiamo in spallo su, scusa le volgarità. Le volgarità. Allora mettiamo la freccia, questo è un esclamativo, non è un... No, scusa la volgarità. Eventuale. Eventuale che sennò... Avevo scritto come richiedo o no? Eventuale. Perché se no chi lo diceva? Allora perché mi hanno scritto scusa le volgarità? Se non ci stanno volgarità vuol dire che volevano essere volgari, non ci sono riuscito. Scusa le volgarità eventuale. Eventuale. Che? Come va? Santissimo. Santissimo. Noi no. Lascia libere Vitellozzo. Lascia, potresti lasciare libero Vitellozzo. Se vuoi. Eh? Girolamo tanto. Savonarola! Savonarola. Ora mi cerchi di spiegare per bene, capito no? Vabbè. Perché si fa così? Savonarola. No, anche digli lui è proprio uno per loro. Savonarola. Savonarola. Che c'è? E che? Oh! Diamoci una calmata, come dire tutti insieme. Diamoci! No, sbagliato. Diamoci. Diamoci una calmata, ma. Eh! Oh! Poi scrivi nel caso scusa le parenti. Sì. E che? Ma qua pare che ogni cosa uno non si può muovere che questo quello è pure per te. Oh! No? Beh sì, questo è quello. Oh! Due persone, personcine. Noi siamo due personcine per bene. No, non perché che non facciamo male a nessuno. Che non farebbero male nemmeno a una mosca. Figuriamoci a un santo come te. Figuriamoci a un santone. A un santone come te. Anzi. Varrai più di una mosca, no? No, lascia. Guarda come metti in competizione. Anzi, già spiego tu. No? Anzi. Varrai più di una mosca. Anzi. Ciao! No,
No, no, no, no, qua ci sono un saluto per bene, proprio, cioè da peccatore umile, capito? No. Noi ti siamo, cioè ti salutiamo con... Ti salutiamo con... Con proprio, non con... sappiamo nemmeno... Aspetta, proprio no, aspetta. Proprio siamo... Ti salutiamo sì. Con la nostra faccia con la nostra... sotto i tuoi piedi. È proprio un massimo... Tra... Perché? Con la nostra faccia... Il peccatore, uno fa una penitenza. I tuoi piedi. Senza chiederti nemmeno di stare fermo. Puoi muoverti. Cioè che vuol dire? Che la faccia sotto i piedi adesso può camminare, ma così che le pensi proprio a team 2. Umile, capito? Bellissima immagine, esatto. Quella faccia sotto. E puoi muoverti. E puoi muoverti quanto ti pare quanto e piace. Ti pare piace. E noi zitti sotto. Vabbè. Noi zitti sotto. Punto. Scusa il paragone. La mosca. La mosca il frate. Il frate. Non volevamo minimamente offendere. I tuoi peccatori di prima. Li ha risalutati. Con la faccia dove sappiamo. Ma gli si è detto, cioè lui con la faccia peccatori, dove, con la faccia dove sappiamo. Sempre sì. Sempre sì.